Ciao a tutti e benvenuti o bentornati, miei carissimi un po' creativi in questo canale. Io sono Vincenzo e oggi vorrei mostrarvi la seconda parte delle cose acquistate da tutto un euro. Qui vi lascio il link per il video precedente dove vi mostravo cose molto carine acquistate appunto in uno di questi Shop Mania, Stock Mania, di questo genere tipo di discount, diciamo, di prodotti. Vi avevo mostrato già questi che sono appunto quaderni per il back to school di questo genere, così che si possono utilizzare anche per un diario. Poi c'erano queste penne, sono penne colorate. Crayon para, questi io un tempo fa li trovavo anche alla Conad. Poi c'erano queste penne, queste matite, che sono delle fatine, queste in questo caso è quelle di Trilli, ce n'erano di diversi tipi, di Mulan, di tanti tanti tipi. Poi ve li mostrerò perché la mia amica Daniela ne ha acquistato, quindi poi farò un video proprio per tutte le cose che ha acquistato lei. E poi ho trovato per i più piccolini tante cose carine, proprio a 1 euro, che io dicevo non ci potevo credere perché veramente costano tantissimo queste cose, almeno 9, 9,90 euro. I personaggi erano i 44 gatti, il Baby Shark e Bing. Acquistato una parte di questi perché volevo fare dei pensierini. Una volta in un video dove dicevo questa cosa, mi avevano scritto un commento poco gentile dove diceva: ah, tu regali le cose da 1 euro. Ora vi farò vedere le cose da 1 euro che regalo e poi mi dite se sono cose brutte da regalare. E comunque mi piace per i bambini fare sempre piccole cose in maniera tale da secondo me è sbagliato fare regali molto grandi, molto costosi, ecco, per i bambini, non molto grandi, ma molto, molto costosi, perché i bambini, secondo me, devono essere abituati anche ad essere contenti per una piccola cosa, una matita, una penna, devono, cioè, secondo me è così. Fatemi sapere voi se avete bambini, oppure se anche maestre, oppure che mi stanno ad ascoltare, che so che ci sono. Fatemi sapere se è un concetto sbagliato. Comunque, allora, per quanto riguarda i 44 gatti, allora io ho preso solamente, c'erano 4 tipologie di set. Io ne ho presi diversi, non tutti purtroppo. Quindi, allora, per i 44 gatti c'erano questi. Sono di 7 pezzi: un righello, un temperino, una matita, una gomma, una molletta, un notebook e degli stickers che sono all'interno. Credo che siano questi, ma sono graziosissimi. E poi c'è questa righetta che ha la possibilità di fare non solo la riga diritta, ma anche questa ondulata. È molto carino. Poi c'erano sempre dei 44 gatti queste matite che io trovo bellissime, a parte che hanno i colori dell'Irlanda e quindi sono bellissimi per me. Dello stesso c'erano sia di Bing che di Baby Shark. E invece di Baby Shark ho preso solamente questo, il librettino, il notebook e questa penna. Sono della Nickelodeon, quindi io voglio dire, questo secondo voi se lo date a un bambino, pensate che non sia felice? Ho queste matite, ho questo, è 1 euro, ma cioè, vabbè, comunque. Poi di Bing ho preso le 3 cose che c'erano, anche se c'erano poi le matite, ma quelle non le ho prese. Questo set da cancelleria, un notebook, questa volta senza la, diciamo, spirale, c'è solamente il quadernino e 3 matitine. Guardate che carino. E poi c'è questo che è molto simile a quello prima dei 44 gatti, questo qua. Sono bellissimi secondo me questi set, proprio belli. Questo non è della Nickelodeon, ma è di Hakamar Films. Punto righello, matita, temperino, gomma, molletta e stickers. E poi c'erano queste 2 matite con le gombine e questa riga sempre con l'effetto ondulato. Io li trovo molto molto carini. Poi
poi Daniela mi ha regalato un pacchetto con tante cose da 1 euro, diciamo, sono le buste sorpresa, quelle, le blind box, blind bag, eccetera, eccetera, blind bag di questo genere, e li apriremo insieme. Così passeremo un po' di tempo insieme. Questo, l'altro video credo che lo mostrerò prima di questo, perché appunto è qualcosa per l'estate, qualcosa di carino per l'estate. Io spero di avervi fatto una compagnia colorata. Fatemi sapere se quello che vi è piaciuto di più e quello che vi è piaciuto di meno. Alla prossima, miei carissimi un po' creativi, grazie per essere stati qui con me. Ciao a tutti, ciao!